cambiamo argomento, parliamo delle carotidi, della chiusura totale o parziale, che danni può procurare e perché andare dal chirurgo specialista. Ero in un quartiere di Roma un sabato mattina e mi si è chiuso immediatamente la mano e cercando di articolarla mi si richiudevano le dita in continuazione. Può capitare, soprattutto dopo i 50 anni, di accusare sintomi come quelli di Enrico. La colpa è del restringimento di una delle carotidi, le arterie che portano il sangue al cervello. Le carotidi possono restringersi perché, come avviene nella loro malattia più frequente, che è l'aterosclerosi, si forma nel contesto della parete una placca che ispessisce la parete e restringe il lume, come vediamo in questo schema, e che alla lunga può portare alla chiusura completa dell'arteria. Sono corso in ospedale e teoricamente con un codice rosso mi hanno fatto entrare dopo pochissimi secondi. Hanno fatto di corsa due Doppler, uno dietro l'altro, per capire. Non perdere tempo è il segreto per scongiurare l'ictus, il rischio maggiore di un'occlusione carotidea. L'esame che solitamente viene eseguito per primo è l'eco color Doppler. È indicata una valutazione d'urgenza in tutti quei casi in cui vi è una manifestazione neurologica, in particolare una emiparesi o un disturbo del linguaggio. In questo caso è possibile individuare i pazienti con una stenosi carotidea e se la manifestazione neurologica è transitoria può essere immediatamente presa una decisione chirurgica. A volte infatti il bisturi è una scelta necessaria. In sala operatoria assistiamo a un intervento tradizionale con conseguente rimozione della placca che ostacolava in questo paziente il passaggio del sangue. Quando il restringimento raggiunge livelli importanti, generalmente il 70% è livello oltre il quale ci può essere, io non dico che c'è in tutti i casi l'indicazione, ma ci può essere l'indicazione a un intervento invasivo, sia esso endovascolare, sia esso chirurgico classico. Interventi evitabili, a patto di convertirsi a uno stile di vita sano. La prevenzione può e deve essere fatta ed è la prevenzione della malattia aterosclerotica e quindi l'abolizione o la riduzione dei fattori di rischio della malattia aterosclerotica, che sono essenzialmente ipertensione, diabete, fumo e dislipidemia.